sia una sinergia che ritengo fondamentale per il futuro. D'altra parte, quando ci sono innovazioni di questo tipo, si può decidere o di vietare tutto e cercare di prendere il toro per le corna. E questa è stata la strada, la seconda è stata la strada che ha deciso di intraprendere dalla Camera dei Deputati. È un percorso difficile, complicato, che può aiutare molto le persone, i parlamentari e tutti gli uffici. È chiaro che la componente umana deve rimanere fondamentale e quindi insomma noi abbiamo deciso di fare questo percorso proprio per fare in modo che l'intelligenza artificiale sia a servizio dell'uomo e non l'uomo a servizio dell'intelligenza artificiale. E speriamo e credo che siamo sulla strada giusta.